Benvenuti post partita di Parma Frosinone. Allora, prima di tutto vorrei ricordare che purtroppo il mio canale avrà una rivisitazione, non si chiamerà più Pedronorma, ma si chiamerà Pedronorma 2.0 perché purtroppo è chiuso il mio canale ufficiale, per cui ne farò un altro, per cui questo è il primo video che farò. Parma Frosinone 2-1. Allora, dopo un po' di ritardo, il mio commento, cosa dire? Una partita giocata, come detto dai direttori Asprias, è giocata con cuore, con grinta, con determinazione. Dopo 3 anni, finalmente penso che il Parma sia una squadra di calcio. E cosa dire? Può essere una seria candidata, secondo me, per la promozione, perché ha tutto, secondo me, a parte forse la rosa un po' ridotta, comunque secondo me il Parma può farcela. Detto questo, Parma è una squadra che ha giocato, non ha giocato bene, forse era più giusto il pareggio, ma l'importante era la vittoria, per cui direi che questo sia un punto di importante per continuare in questo trend. E niente, molto contento. Ora, tra 2 giorni c'è Pisa, 3 vittorie consecutive non ne facevamo da tanto, per cui penso che bisogna subito mettersi alla carica, alla prova e vincere a Pisa. Con la traversa di Lucioni, meno male, 92esimo, trema ancora, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Scusate il ritardo perché c'è stato un po' di problemi sul mio canale. Comunque, forza Parma, 2-1 Frosinone, fra 2 giorni Pisa, dai cazzo, fate un po' che cazzo che volete, va. Sempre forza Parma.